Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa vi ho portato sul canale l'anteprima di un drone, lo Skydio 2, un drone super intelligente con caratteristiche spettacolari, ma soprattutto con un'intelligenza artificiale veramente al top. Cioè un drone in grado di schivare gli ostacoli in maniera super veloce, nel senso che ha comunque una potenza di calcolo talmente veloce che gli permette di prendere queste decisioni su come spostarsi e quando spostarsi per schivare gli ostacoli mentre sta seguendo il soggetto in maniera velocissima. Mentre oggi voglio parlarvi di quest'altro drone, un drone secondo me comunque interessante, con caratteristiche interessanti, non a livello dello Skydio 2, però secondo me un drone interessante, con anche però dei difetti secondo me, però comunque un drone da tenere d'occhio. Il drone di cui voglio parlarvi oggi è l'Hover 2. Qualcuno di voi si ricorderà l'Hover Camera Passport, un drone sempre della Hover, che era questo per intenderci, un drone che aveva delle caratteristiche interessanti, non aveva un gimbal, filmava in 4K, richiudibile, proprio pratico da portare, però secondo me il difetto principale è il prezzo, perché 350 euro un drone senza gimbal, senza radiocomando, cioè un drone un po' costosino per le caratteristiche che aveva. Adesso Hover ci sta per riprovare con un drone che si chiama Hover 2. Ha caratteristiche molto più interessanti del suo predecessore, però ha anche secondo me un difetto grosso, anche in questo caso il prezzo secondo me. Comunque adesso andiamo a guardarlo insieme, poi ne discutiamo. Allora, il drone è questo ragazzi, il drone è così, è veramente interessante dal punto di vista strutturale, cioè anche in questo caso è un po' come per lo Skydio 2, droni particolari sia a livello di design che a livello di caratteristiche tecniche. Guardiamo magari un attimo insieme velocemente il filmato. Questo era il vecchio Passport, ok, quello che vi dicevo prima. Era un drone comunque interessante, però infatti aveva vinto vari premi perché comunque aveva caratteristiche interessanti, però il prezzo ragazzi 370 euro giù di lì per un drone senza radiocomando, senza gimbal, forse un po' troppo. Adesso ci riprovano con questo, quindi ha un gimbal stabilizzato come il Parotanafi, cioè tre assi ma due assi meccanici e uno elettronico come il Parotanafi, come vi dicevo prima, richiudibile, e la cosa interessante è questo sensore che ha sopra, che esce dal drone e analizza tutto quello che gli sta intorno per avere sotto controllo tutto quello che gli sta succedendo, tutto quello che andrà ad incontrare a livello di ostacoli. Anche qua lo si può guidare con lo smartphone. Vedete che questo sensore rileva il lampione, quindi lo aiuta a spostarsi, e la cosa bella è che questo sensore continua a muoversi, quindi gli dà una copertura 360 gradi, così dicono. Vedete 360 gradi di protezione a livello di visualizzazione degli ostacoli. Ha uno Snapdragon come processore e anche questo è la cosa che lo rende diciamo veloce nel decidere come spostarsi quando va ad incontrare gli ostacoli. Vedete che lui riesce a mappare quello che va ad incontrare per poi diciamo bypassare l'ostacolo. Mettiamo un attimo in pausa. Come vi stavo dicendo, come per lo Skydio 2, anche qua viene montato un processore con prestazioni importanti, perché comunque la velocità di calcolo deve essere molto rapida per ovviamente dare al drone la possibilità di cambiare direzione, di spostarsi in maniera rapida e non in maniera lenta quando sta seguendo un soggetto. Andiamo avanti, qua ci fa vedere la possibilità di pilotare il drone con un accessorio che non è come quello dello Skydio 2, cioè che era un rilevatore GPS che dava una portata di 1,5 km a livello di comunicazione col drone, ma è una specie di radiocomandino portatile se non si vuole usare lo smartphone. Però anche qua c'è la possibilità di avere il controller. Poi dipende dalla versione che uno va a acquistare, un po' come lo Skydio 2 che viene venduto senza controller, o si può avere il controller. Vedete che il drone è interessante, si può togliere la copertura, mettere queste diciamo protezioni più minimal. Ha 23 minuti di autonomia come lo Skydio 2. Ha tutte le funzioni di volo automatiche che hanno ormai tutti i droni di alto livello. Ok, questo è l'Hover 2. Allora, aspettate che chiudiamo questa pagina.
così dopo andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Allora, questo è l'Over 2, l'abbiamo visto adesso velocemente giusto per capire le sue potenzialità. Le caratteristiche interessanti cosa sono? Il range, 5 km di range, ovviamente sarà in FCC, questo mi sembra sottinteso, perché 5 km di range non può essere altro che in FCC. Le sue caratteristiche: una fotocamera in 4K 12 megapixel. Anzi, adesso andiamo a vedere subito le caratteristiche insieme, così. Questo è il radiocomandino di cui vi parlavo prima, vedete, è un radiocomandino per impostare e pilotare il drone, mentre qua vedete si vede il controller, perché c'è la possibilità anche di usare il controller o di usare in alternativa lo smartphone. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. Qua lo vediamo chiuso, guardate chiuso che com'è interessante, perché comunque non ha bisogno né di protezione del gimbal né di protezione delle eliche, lo si chiude come un libro e lo si mette dove si vuole. Quella è una cosa interessante. Qua si vede velocemente il radar che vi dicevo prima, quello che va ad analizzare tutti gli ostacoli che gli girano intorno. Qua dopo avete tutte le caratteristiche di volo automatico, il follow me, orbit, il seguire dal davanti, seguire dal dietro, vabbè, tutto quello che fanno tutti i droni di buon livello. E qua vedete il radiocomando, o meglio il comandino, che ci permette di pilotarlo in maniera easy, nel senso molto minimal, o con lo smartphone. Qua lo vediamo aperto, il nostro Over 2. Allora, le caratteristiche adesso ce le guardiamo qua bene. Allora, 490 grammi di drone, quindi un drone che rientra nei droni sotto i 500 grammi, un po' come Mavic Air, Parrotanafi, diciamo la fascia è quella. Poi andiamo avanti, ecco, le frequenze di connessione sono 2,4 e 5 GHz, quindi una cosa importante, perché la possibilità di avere la scelta delle frequenze, che è una cosa che a me piace molto, perché in base alle situazioni, in base alle interferenze, si può switchare da 2,4 a 5 GHz, a 8 GB di memoria interna, e poi ovviamente si può mettere una micro SD in aggiunta. Qua abbiamo 12 megapixel della fotocamera, qua abbiamo le caratteristiche, vedete, della fotocamera. Poi andiamo qua, scendiamo, ecco, registra in 4K 30 fps, o per avere i 60 fps bisogna andare a 2,7K. Altre caratteristiche, ecco, qua abbiamo, vedete, la distanza di controllo è 5000 metri, cioè 5 km range con il radiocomando, mentre abbiamo 100 metri se usiamo il suo controller, quello portatile, quello che chiamano Palm Pilot. Con quel controller abbiamo 100 metri di range, altrimenti 5000 metri con il controller, saranno meno di 100 invece se usiamo lo smartphone. Qua invece ci dice del sistema di rilevamento e del sistema di bypassare gli ostacoli, quindi vede gli ostacoli a 10 metri ad una velocità massima di 7 metri al secondo. Poi qua parla del gimbal, vedete, stabilizzato su due assi, mentre il terzo asse è in stabilizzazione elettronica come il Parrot Anafi. Allora, queste sono le caratteristiche principali. Adesso andiamo però, ragazzi, alla nota dolente di questo Over 2. Andiamo per ordinarlo, o meglio simuliamo un ordine. Ovviamente è in prenotazione, quindi è un preordine, non è ancora disponibile. Qua vedete, ragazzi, abbiamo 599 euro il drone senza controller, senza niente, quindi una batteria, il drone 599, cioè 600 euro di drone senza controller e con una sola batteria. Se già passiamo alla versione con due batterie e il Palm Pilot, cioè quel comandino per pilotarlo che ci dà un range di 100 metri, andiamo già a 700 euro, quindi un po' tantino. Se invece andiamo a guardare la terza confezione, diciamo il terzo pacchetto che potremmo acquistare, abbiamo quattro batterie incluse, quindi tantissima roba, il controller però, ragazzi, abbiamo un prezzo di 1000 euro, e 1000 euro, ragazzi, si porta a casa questo. A 1000 euro si porta a casa lo Skydio 2, a 1000 euro si porta a casa un Mavic Zoom, cioè
Ragazzi, 999, 1000 euro diciamo per un drone, sì, che ha caratteristiche interessanti dal punto di vista della portabilità, perché si chiude, non ha bisogno di un case, non ha bisogno di un copri gimbal, cioè si chiude e si mette nello zaino, nella borsa. Quello interessante, bello il radar che fuoriesce e mappa tutto a 360 gradi per rilevare gli ostacoli, ma poi basta. Sì, 5000 metri di range, però voglio dire, in FCC, anche se non si arriva a 5000, si arriva a 4000 o a 3000, cioè è comunque diciamo un range che tutti i droni, bene o male, possono arrivarci. Quindi 1000 euro mi sembra veramente tanto. Mi sembra che stiano cascando un po' nello stesso errore del primo drone, cioè del Camera Passport, che era un drone con caratteristiche interessanti, un drone per selfie, un drone bello, sempre con questo discorso della portabilità, nel senso che si chiudeva, si metteva in borsa e tutto, però 350 euro senza gimbal, anzi forse quasi 400 euro senza gimbal, senza radiocomando, senza niente, cioè che no. E qua più o meno succederà la stessa cosa, perché secondo me, ok, le quattro batterie, ma non è che uno per avere il controller deve avere per forza quattro batterie. Magari uno gliene frega niente di avere quattro batterie, magari uno gliene basta una, gliene bastano due. Quindi pagare tutto questo per avere il controller, cioè 1000 euro mi sembra veramente tanto. Poi ve l'ho detto, a livello di design particolare, a livello di caratteristiche tecniche, qualcosa di interessante. La fotocamera, beh, niente di che, perché comunque 4K 30 fps, diciamo, è lo standard ormai. Un drone che deve uscire con queste caratteristiche, che non è ancora uscito, addirittura qua danno spedizione se lo si prenota fra 2 mesi. Quindi un drone che arriverà quasi probabilmente a gennaio 2020, ma manca poco, non ha cose così particolari da dire, cioè a differenza dello Skydio 2, che veramente ha lasciato tutti così, perché caratteristiche, paura. Qua alcune cose interessanti, ma per il resto, sicuramente a un altro prezzo avrebbe riscosso molto più interesse questo drone, perché comunque ha qualche caratteristica interessante, ma ad un prezzo molto più basso. Sarebbe dovuto costare 600 euro la versione con una batteria e il controller, allora poteva anche avere quasi un senso, ma così anche no, anche perché un drone così senza il controller, cioè cos'è? Cioè, vado a spendere 500-600 euro per avere un drone da usare con lo smartphone che mi va massimo a 50 metri? E cosa me ne faccio di un drone da 600 euro che mi va a 50 metri? Quell'altra cosa ancora più inutile, il Palm Pilot, perché comunque mi fa andare il drone a 100 metri, un po' di più dello smartphone, cioè anche questo non è come quello, diciamo, l'aggeggio optional dello Skydio 2, che gli dà un range di 1500 metri ed è una connessione GPS con il drone, quindi il drone vede sempre questo accessorio, segue l'accessorio che noi stiamo indossando in quel momento, quindi boh, vabbè. Quindi ragazzi, questo video in cui vi ho portato sul canale questo drone che sta per arrivare della l'Hover 2, vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi, le vostre opinioni, come vedete voi questo drone, come lo vedete all'interno di tutto il mondo droni, nel senso con i suoi rivali, i suoi competitor. Iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va. E ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, una novità, un test, un volo. Ciao! Thank you.